Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlerò di Fortnite. Ragazzi, Fortnite è un videogioco del 2017 sviluppato da Epic Games e People Can Fly. Il videogioco presenta due modalità distinte che condividono lo stesso motore grafico. Salva il mondo e battaglia reale. Salva il mondo. La modalità Salva il mondo è ambientata in una terra post-apocalittica, dove l'improvvisa apparizione di una tempesta mondiale ha fatto scomparire il 90% della popolazione, in parte sostituita da pericolose creature aliene. Ragazzi, Fortnite offre modalità di cooperazione fino a 4 giocatori per il compimento di varie missioni per raccogliere risorse, costruire fortificazioni attorno a obiettivi che hanno lo scopo di aiutare a combattere la tempesta e proteggere sopravvissuti e costruire armi e trappole per affrontare le ondate di queste creature. Ragazzi, i giocatori ottengono ricompense attraverso queste missioni per migliorare le loro abilità. Battaglia reale. La battaglia reale è ambientata su un'isola in cui 100 giocatori lottano per la sopravvivenza. Ragazzi, la modalità è stata lanciata ufficialmente dalla Epic Games il 26 settembre 2017. Queste le più famose sono: Parco giochi, Playground, Il guanto dell'infinito, 50 vs 50 o 20 vs 20. Il 3 luglio 2018 è stata lanciata una modalità che prende il nome di Parco giochi, Playground, dove uno o più giocatori, fino a un massimo di 4, hanno disposizione l'intera mappa per un totale di 55 minuti, dove possono testare le proprie abilità e mettere alla prova la loro fantasia attraverso impotenti costruzioni e combattimenti. Essa si è rivelata la modalità a tempo limitato LTM più giocata. Ragazzi, Fortnite, la stagione 9, ha introdotto interessanti novità per la modalità Battle Royale, tra cui il sistema di trasporto onda d'urto e le due zone Neoclinato e Mega Mall, ora liberamente esplorabili sulla mappa. Anche la modalità creativa di Fortnite è stata aggiornata con nuovi contenuti. Inoltre, ricordiamo che è ora disponibile per 950 V-Bucks il Pass Battaglia stagione 9, con oltre 100 sfide e relative ricompense. Ragazzi, quello che adesso vedrete nello schermo sono tutte le skin della stagione 9. Se vedete, sono molto belle. Vabbè, c'è un robot, c'è una che ho anche io, poi c'è quello con la barba, più sei nabbo più cresce, almeno è quello che ho sentito da un mio amico. Poi c'è quello con la maglia viola, robot gallina, come lo chiamo io. E sono tutte belle skin. Poi vi continuo a leggere di cosa parla il gioco, come si fa. Diciamo che è molto interessante. Se volete ancora sentirne, io continuo a leggere. La partita ha inizio da Winterbus, ovvero un bus che percorre una linea retta sorvolando l'area di gioco. I giocatori scelgono il momento in cui paracadutarsi e fluttuano sino all'area preferita, dove ha inizio una corsa agli armamenti per
guadagnarsi armi ed equipaggiamenti vari. Oltre agli avversari, i giocatori devono tener conto della tempesta, che lentamente si restringe in una parte casuale della mappa, sempre più piccola, arrecando danni a tutti coloro che restano al suo esterno. Ragazzi, la partita ha termine quando a restare in vita è solo un giocatore o nelle competizioni a team almeno un componente di una squadra. Allora ragazzi, io non sono un pro Fortnite, però ci so giocare. A me piace molto. E io faccio diverse battaglie, gioco a squadre, ho giocato da poco, poi gioco a squadre, in singolo, sono molto forte, e mi diverto molto. Cioè, ragazzi, io oggi vi ho parlato al posto di Marco. Mettete un like qua sotto e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.